Vorremmo partire dall'inchiesta giudiziaria sul Mose, per capire un po' che cos'è questo sistema e come si è arrivati a questa situazione. Il libro di Maurizio Dianese con Monica Andolfatto e Gianluca Amadori, Mose, la retata storica, ricostruisce con dei documenti giudiziari molto puntuali tutta la vicenda, a partire dalla data. Diciamo che non si potrà mai dimenticare per il Veneto, che è il 4 giugno 2014, quello appunto di questa nuova, in cui emerge questa nuova Tangentopoli lagunare che arriverà alle cronache di tutto il paese e anche all'estero. E vediamo che questo è solo però l'arrivo di un processo che è iniziato molto indietro e forse un primo elemento si può ritrovare per esempio nel 2008 con le prime indagini sulla cooperativa di Chioggia che poi portano a ricostruire tutto questo sistema. E vediamo che tornano anche dei nomi che stasera ridiremo spesso, che sono ovviamente quello di Pier Giorgio Baita, il presidente della Mantovani SPA, e Renato Chisso, l'assessore regionale, ex assessore regionale alla viabilità e ai trasporti, Giancarlo Galan, che appunto, come abbiamo detto, è il doge del Veneto, presidente dal 1995 al 2010, Giovanni Mazzacurati, del Consorzio Venezia Nuova, e Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia, che si trova, anche lui coinvolto in tutto questo scandalo. Se ci puoi spiegare come queste figure si intrecciano tra di loro e che cosa racconta l'inchiesta. Grazie, sono qua per questo. Allora, intanto un dato fondamentale: il Mose costerà alla fine 6 miliardi di euro. Un sesto, cioè 1 miliardo di euro, non è andato in corruzione e basta, è andato nella costruzione del consenso. È un errore di prospettiva pensare che questo scandalo riguardi solo i politici corrotti. Qui si parla di un sistema che permette di comprare il consenso di un'intera regione. Ha ragione Tommaso quando dice a Venezia bastava avere una mezza idea che si trattasse di fare un film, di pubblicare un libro o di partecipare alla mostra del cinema, comunque il consorzio pagava. L'errore di prospettiva è pensare che il Mose vada studiato così come abbiamo studiato Tangentopoli. Allora, la maxi tangente Enimont era di 140 miliardi di lire, cioè 70 milioni di euro. Qui parliamo di 1 miliardo di euro. È chiaro, questa è la proporzione. Con questo 1 miliardo di euro ci si permette di comprare un'intera regione, se non addirittura mezzo Stato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i comitati possono parlare, vuol dire che i giornali scrivono anche dell'opposizione, ma il Mose comunque appare come un'opera strategica e fondamentale e nessuno riuscirà a fermarlo. Guardate che nel momento in cui si decide di partire con i lavori c'è un'opposizione durissima del Comune di Venezia, allora guidato da Massimo Cacciari, e un'opposizione ancora più dura dei comitati, eppure nessuno riesce nemmeno a scalfire il meccanismo, perché la grande novità rispetto al 92 è esattamente questa, e cioè che la corruzione dei politici alla fine è poca cosa, quel che conta è comprarsi l'intero meccanismo. Questo per darvi un dato, due o tre cose che voglio dire che non sono nel libro. Intanto è vero che la parte fondamentale è quella dei verbali di interrogatorio, li dovete leggere in sequenza perché sono assolutamente agghiaccianti nella loro semplicità, cioè rubare era una cosa assolutamente normale. Ma quello che non potevamo mettere nel libro, né noi né Renzo Mazzaro, né tantomeno lui, era la questione di perché si è arrivati al patteggiamento. Allora, Galan patteggia semplicemente perché non vuole fare i nomi di chi lo finanzia. E il fatto che noi abbiamo messo in galera Galan non ci risolve il problema. Il capo della banda dei ladri è libero. E quindi è libero di fare esattamente quello che ha fatto negli ultimi 15 anni e che Renzo Mazzaro aveva addirittura raccontato nel suo primo libro 5 anni fa. È chiaro?
Allora, quando noi parliamo di come rompiamo il meccanismo, dobbiamo porci questa domanda: com'è che si rompe il meccanismo del consenso? Perché se il sistema è ancora in piedi, noi fra 20 anni, sperabilmente, o fra 10 o fra 6 mesi, ci troviamo esattamente al punto di prima. Allora, Pier Giorgio Baita, che è il principale corruttore, l'uomo che riesce a creare un nero di 1 miliardo di euro, e solo per questo va studiato, io dico, lo scrivo anche sul giornale, che questa è gente a cui bisogna dare 1000 anni di galera e poi una cattedra dall'università che spieghi come si fanno queste cose. Sul serio lo dico, è esattamente come fanno gli americani, spiegateci come funziona il meccanismo, che è andato avanti per 10 anni, 10 anni. Stiamo parlando di 1 miliardo di euro, è chiaro? Allora, Pier Giorgio Baita dice che la questione si risolve in questo modo: invece di fare gli appalti sulle grandi opere pubbliche, fai l'appalto sul servizio. E cioè, ti dico, mi serve la pedemontana, lo dico apposta per innescare una polemica, mi serve la pedemontana, benissimo, tu privato me la costruisci. Io decido quanto ti pago il servizio, punto. È un modo, secondo Pier Giorgio Baita, per fissare i parametri, cioè per fissare il prezzo, altrimenti in questo modo noi col meccanismo delle revisioni in corso d'opera paghiamo le nostre opere 6, 7 volte, 10 volte, 100 volte. Il MOSE doveva costare 1 miliardo e 300 milioni di euro, alla fine ne costa 6, l'abbiamo pagato 6 volte tanto. Perché? Perché la legge istituita per fare il MOSE è una legge che Raffaele Cantone definisce criminogena, cioè è fatta apposta per rubare, e chiunque si fosse trovato in quelle condizioni avrebbe rubato, perché la legge dice, punto primo, non mi interessa quanto spendi, punto secondo, spendi i miei soldi, punto terzo, li spendi con chi vuoi tu. E figuriamoci se non rubavano. C'è una barzelletta che apposta ho riportato nel libro e con la quale chiudo questa parte, che nasce il giorno dell'arresto. Il giorno dell'arresto, con tutti gli avvocati davanti alla caserma, alla Guardia di Finanza, in cui ci si scambia le opinioni, eccetera, un avvocato dice, sai che c'è una barzelletta che racconta di due gondolieri che parlano appunto di sta storia del MOSE, perché originariamente c'erano un sacco di progetti diversi dalle dighe mobili, e cioè dal MOSE. E dice, qual era il progetto migliore? Beh, il progetto fantastico era quello di sparare un razzo sulla Luna, modificare la rotazione della Luna, in questo modo si modificavano le maree e l'acqua alta, invece di andare a Venezia, andava a sommergere, che ne so, l'Argentina. E dice, e perché non si è fatta sta roba? Costava troppo poco.